È un giorno particolare, è un ricordo indimenticabile. Ci sono alcune cicatrici che si cancellano. Questa non si cancellerà mai. Io ero qui quella mattina. A quest'ora si scappava. Passi, spari, urla, morte, sangue, fuoco, odore di bruciato. Fu una giornata di sangue, di orrore, perché poi tutte le case in fiamme, tutto distrutto. Era il 29 giugno del 1944 quando i nazisti tra Civitella in Valdichiana, Corni e San Pancrazio uccisero 244 persone, donne, uomini e bambini. Una delle pagine più drammatiche della storia italiana. Ad 80 anni di distanza il comune di Civitella in Valdichiana ricorda quell'eccidio e le sue vittime. Le celebrazioni dell'80° anniversario erano iniziate lo scorso 25 aprile con la visita ufficiale a Civitella in Valdichiana del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un giorno di ricordo, un giorno in cui commemoriamo quelle che sono le nostre vittime, ma è un giorno in cui vogliamo mandare un messaggio di pace, un messaggio di speranza, soprattutto al futuro. Il Presidente della Repubblica il 25 aprile ha detto senza memoria non c'è futuro. Ecco, la memoria la costruiamo anche con eventi, con celebrazioni, quindi abbiamo un dovere di portare avanti la memoria e un dovere di andare poi a tramandare quello che è un messaggio di pace alle nuove generazioni. Lo facciamo attraverso il ricordo e quindi abbiamo tanto da lavorare, soprattutto su questo tema. Eravamo all'interno di un percorso, questo percorso finalmente si è dimostrato positivo, ha raggiunto il suo obiettivo, quello di un Presidente della Repubblica che è venuto qui e attraverso la celebrazione del 25 aprile ha reso onore ai morti di Civitella, ai martiri di Civitella e ovviamente a tutti coloro che sono caduti per ridarci libertà e dignità in questo paese. Questa mattina la deposizione di corone d'alloro ai monumenti e ai martiri di Civitella nei luoghi delle stragi. Quanto è successo è stato un evento che ci riempie di profonda vergogna ancora oggi e l'ambasciata deve essere che noi oggi dobbiamo ricordarci assieme noi come italiani, tedeschi ed europei e dobbiamo avviare il percorso della conciliazione e della pace. È stata anche inaugurata la mostra fotografica internazionale dal titolo Contro l'oblio, a cura di Luigi Toscano, artista dell'UNESCO per la pace 2021, una mostra visitabile sino al 21 luglio 2024, esposta per la prima volta in Italia.